Allora, siamo al terzo tempo, una partita così, grandi talenti in campo, poi... Bella veramente. Bella, comunque senza portiere, mezza squadra, vero? Poi c'erano contati, senza portiere. È vero, 5 contati, è vero. Sono d'accordo con voi, perché se avevano il portiere oggi sarebbe stata più tosta come partita, sarebbe stata più o meno più equilibrata. Certo, no. Però a livello di gioco, infatti i ragazzi, l'educazione veramente 10, ecco. 10 pieno pieno. Bravi, tanta roba tutti, siamo diretti. Senza portiere comunque è dura, eh? È dura per tutti. Vabbè. Abbiamo giocato bene, bella partita, tutti contenti. Mi si è fatto le risate, eh? Siamo divertiti e l'importante è quello. Anche se mi devo andare. Com'era la storia del palo? Com'era la storia del palo? La storia del palo è casino, il palo dei ragazzi. Quello, poi ce la spiegheremo. Hai fatto un sacco di parate, diciamo. Ero lì a è vero, no? Un sacco di parate che poteva essere un altro risultato, veramente. Apposta, sì, peccato loro senza portiere, se no era più combattuta. Infatti, Ale, l'argomento è il portiere a questo punto, perché con il portiere sarebbe stata un'altra partita. Magari si perde uguale, no? Vabbè, era un'altra partita comunque, giusto? Si poteva tentare a fare qualcosa. Senti, questo capitano oggi... Ho chiesto se veniva a noi. E invece non ha accettato. Non ha accettato. Matte. È stata una bella partita, combattuta. Sei contento di aver vinto? Sì. Poi alla fine. Grande Andrea. È dura senza portiere, vero? Com'è la storia delle scarpe? No, meglio non parlarne. Simone, hai giocato bene? Ha giocato bene Simone stasera? Meglio di tutti, bravissimo. Dai, allora. Quindi quando ti cazzo certo. Cambiamo operatore. Signori, cambio di operatore. Un ringraziamento. Giovanni. Un ringraziamento al nostro carissimo Asen per tutto il supporto che ci dà. Ma io mi diverto a farlo, grazie a voi. Si merita un 20 ad Asen. Beh, io vi ringrazio. Come l'hai vista? Vi ringrazio comunque, io mi diverto da morire, quindi come l'hai vista questa anche partita? Anche se ogni tanto le mie gol, però, è stata una partita abbastanza, diciamo, dove la squadra che ha vinto non ha giocato a calcetto. Ha solo fatto lanci lunghi a questo essere. Che sembra che me ne sono mangiati tanti. Ecco anche lui che gli lanciava mia. Ecco, lui para, lui riceve palloni passaggi lunghi che per sbagliarli. Non è a calcetto, ovviamente. Però c'è un po' di tanti, è un bomber, va bene. Dal terzo tempo è tutto, a voi la linea. Grazie, riprendiamo. Grandissimi.